Germano al secolo José Germano da Sales, calciatore, arriva al Milan nel 62. Non è un asso, un giocatore discreto come molti. Doppietta nel promettente esordio a San Siro contro il Venezia, ma la gara finirà 3-3, poi tanta panchina e zero gol. Fuori dal campo, invece, una valanga di problemi per l'amore scandaloso con una ragazza di classe troppo alta e di pelle troppo bianca per lui. Brasiliano nero di Conselheiro Peña, nell'entroterra povero dello stato di Minas Gerais. Erano la Milano e l'Italia ben pensanti e qualcosa di più degli anni 60. José Germano de Sales, classe 42, approda giovanissimo al Flamengo. È un'ala sinistra rapida, capace di dribbling alla Garincha e di precisi cross. Nel 62 viene selezionato dal Brasile, ma alla fine non viene convocato per i mondiali in Cile. Con Pelé, Garincha e Zagallo non c'è molto spazio nella nazionale verde-oro, che poi avrebbe vinto il titolo in Cile. Una curiosità, Germano è fratello di un altro buon calciatore, João Batista da Sales, detto Fio Meraviglia, famoso però soprattutto per aver ispirato una canzone di George Ben, grande successo internazionale. Lo nota il Milan, garantiscono per lui José Altafini e Dino Sani, che sono stati i suoi compagni nella Seleção. Germano arriva in luglio. I rossoneri sono campioni d'Italia. È la squadra di Maldini, Trapattoni e Rivera, oltre che degli oriundi Altafini e Sani. Nonostante i due gol all'esordio, Milano è fredda e ostile, con uno dei primi giocatori di colore in Italia. Sui giornali e nei bar si apre addirittura un assurdo dibattito. È giusto far giocare giocatori di colore nel nostro campionato? L'allenatore Rocco, seppur bonariamente, lo chiama Bongo Bongo. Germano, sbalzato dal Maracanà alle nebbie di Milano, non si ambienta e delude dirigenti e tifosi del Milan. Dopo 12 partite viene ceduto in prestito al Genoa. Torna in rossonero ma si ferma subito a causa di una frattura alla mandibola rimediata in un incidente stradale in Viale Certosa. Non giocherà mai più con la maglia rossonera. Viene rispedito in Brasile al Palmeiras su pressione, si scoprì in seguito, di influenti personalità milanesi. Intanto Germano ha incontrato, in un maneggio dalle parti di Milanello, una ragazza ventenne di nome Giovanna e con lei intreccia una segretissima relazione. Segretissima perché Giovanna porta un cognome, Augusta, decisamente importante. Il padre, il conte Domenico Augusta, è un industriale molto in vista, titolare dell'omonima fabbrica di motociclette e di elicotteri, che mai avrebbe acconsentito alla relazione. Peggio ancora, al momento dell'innamoramento, Giovanna è ancora minorenne. Nel 66 Germano torna in Europa, ingaggiato dai belgi dello Standard. La contessina Giovanna lo raggiunge a Liegi, i due si rifugiano in una piccola pensione. Sui giornali scoppia lo scandalo della fuga d'amore dell'ereditiera, che chiede al padre il consenso al matrimonio. Il conte Augusta si oppone. Comincia un'accesa vicenda giudiziaria che riempie i rotocalchi, anche fuori dai confini nazionali. Sul caso si scatenano indignati commenti dell'Italia più conservatrice. Intervengono sociologi e teologi. Il matrimonio, in programma l'11 marzo del 1967, viene rinviato. Nell'udienza al Tribunale di Liegi, nuovo colpo di scena. La contessina aspetta un figlio. Le nozze vengono infine celebrate a giugno a Liegi. Luna di miele in Brasile. Nasce Lulu, mentre la famiglia Augusta prende sempre più le distanze da Giovanna. La coppia si separerà presto, 3 anni dopo il matrimonio. Germano torna in Brasile e abbandona il calcio dopo aver collezionato 11 presenze nella Seleção. Solo allora Giovanna e Lulu vengono accolte dalla famiglia Augusta. Germano muore per infarto nel 1997, a soli 55 anni, nella fazenda della sua città natale, acquistata con i soldi del conte Augusta, che in questo modo lo convinse a farsi da parte.
finì così tristemente la vita e la storia di José Germano de Sales, calciatore triste brasiliano.